Io ringrazio innanzitutto l'organizzazione che ci ha chiamato qui in questo splendido paese di Montevilletto, che io conoscevo molto poco, devo dire, perché sono di passaggio. Io innanzitutto dico e sarò molto franco di cerimonia, perché chi mi conosce sa che io amo parlare e dire quello che penso. La prima riflessione che mi viene in mente è questa, che dice, ma io forse ho sbagliato paese. Non sono a Montevilletto, ma sono andato a Paola. E sapete perché? Provincia di Cosenza. Perché a Paola il 12 o il 13, se non vado errato, il 13 di questo mese noi avremo un convegno su 1799. Per un attimo ho detto, ma bisogna parlare di brigantaggio post-militare o di 1799? Sono rimasto un po' perplesso, se può essere sincero. Ma c'è un perché. C'è un perché, però diciamo che la parte preponderante è stata troppo quella del 1799 e troppo poca quella del brigantaggio post-militare, che è una cosa completamente a sé stante. La seconda riflessione che mi viene da fare è questa, è che questi convegni generalmente, e mi dispiacerebbe che succedesse anche in questa occasione, si dividono sempre in due parti. O meglio, ci sono i relatori solitamente assumono due ruoli contrastanti. Da un lato c'è chi loda sperticatamente l'ex regno di Napoli, dall'altro c'è chi si dipinge a colorarlo più nero di quello che è. Signori miei, questa non è storia, questa è partigianeria. È come che io sono tifoso del Milan, Claudio è tifoso della Juve, l'avvocato è tifoso del Napoli e viceversa. Non si fa così la storia si fa con i documenti, si fa con le carte, possibilmente di archivio. Bisogna studiare, bisogna indagare e una volta che si è trovato un documento bisogna interpretarlo e bisogna saperlo interpretare perché non è che tutti abbiano la capacità di saperlo bene e correttamente interpretare. Ma ritorniamo al momento saliente del convegno, che è il brigantaggio post-unitario, non il 1799, non il brigantaggio napoleonico, non il brigantaggio papalino, il brigantaggio post-unitario dell'ex regno delle due Sicilie. Ecco, cominciamo a mettere i puntini sugli i. Che poi ci siano correlazioni con il 1799, con la rivoluzione francese, è chiaro che è così, perché gli eventi sono concatenati, sono anzi strettamente concatenati. Però parliamo del 1860. Caro avvocato, fu un'invasione manu militare. Cominciamo a dire le cose come stanno. Fu un'invasione manu militari. E non mi soffermo a dire le baggianate che si sentono continuamente anche nel nostro ambiente, senza dichiarazioni di guerra e di qua e di là. Fu un'invasione e basta. Cominciamo. Punto primo. Vogliamo parlare perché fu un'invasione? Perché la contingenza europea imponeva che il regno delle due Sicilie terminasse la sua esistenza. È chiaro anche questo, credo, no? Inghilterra, Francia, in particolar modo, facevano in modo che un regno che aveva la sua indipendenza, che aveva la sua forza, che aveva la sua potenza economica, non so adesso se era terzo, quarto, diciassettesimo, ventiduesimo, e francamente non importa niente, aveva però una sua potenza economica in un posto strategico come quello del Mediterraneo, in un momento in cui si stava per aprire il canale di Suez, ma non ce lo dimentichiamo questo qua, era fondamentale avere il controllo di questo Stato. Quindi lasciamo perdere le lucubrazioni, Tantot, Marat, Robespierre, le teste, caro avvocato, saltavano da una parte e dall'altra, cioè non è che saltavano solo quelle che saltavano in Francia era positivo e quelle che saltavano a Napoli erano negative. Insomma, riportiamo i termini della questione che nel 1860 il regno delle due Sicilie doveva essere abbattuto. Che poi Ferdinando II, che è stato a mio avviso, almeno fino al 1848, il migliore dei sovrani borbonici. Dal 1848 in poi ci ha capito poco pure lui, onestamente. Avesse fatto con la sua politica un po' troppo tenue, lui era solito dire: ma che me ne frega, a me ci sta, sono protetto da un lato dal mare, dall'acqua salata, dall'altra dall'acqua santa, che era il Papa, che poi ci abbia capito poco pure lui.
E questo è un dato di fatto, un altrettanto dato di fatto che va detto. Perché, signori miei, qua non dobbiamo sfatare una leggenda, che mi pare un po' come la leggenda nera del cardinale Ruffo. Vabbè, ma questo non ci entriamo, se no facciamo polemica. Lasciamo perdere il cardinale, soprattutto quando non era neanche prete, quindi figuriamoci un po'. Allora, smettiamola di pensare, e questo lo dico in maniera molto amabile anche al mio amico, il presidente Claudio Saltarelli. Smettiamola di pensare che il regno delle tue Sicilie era il paese di Bengodi, smettiamola una volta per tutte. Era un paese che aveva, tu non l'hai detto, ma ci stanno altri, io lo dico, ci stanno tante contraddizioni, c'era la povertà, c'era l'analfabetismo, ma c'era anche a Torino, attenzione, era anche a Milano. Quindi il regno delle due Sicilie era nella media europea riguardo all'analfabetismo, riguardo all'istruzione, riguardo alle condizioni di lavoro. Ma a Birmingham non stavano certo meglio, gli operai che lavoravano nelle fabbriche inglesi, nonostante che la rivoluzione industriale sia stata tanto tempo prima, insomma. Quindi è evidente però che, con tutte le sue contraddizioni interne, il regno delle due Sicilie era una nazione, vogliamo dirlo, prospera dal punto di vista economico, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi paternalismi, con tutte le distribuzioni di farina quando c'era la carestia. Però, proprio perché era un paese prospero, destava gli appetiti di chi stava lì pronto per ghermire la preda. E questo signore si chiamava Regno Sabaudo, che è stato in quel caso la longa manus di Inghilterra e Francia. Sapete che Garibaldi, quando parte per la spedizione cosiddetta dei Mille, il sovvenzionamento chi glielo dà? Tante persone. No, glielo dà la massoneria inglese, le logge massoniche inglesi. E sapete che le logge massoniche inglesi che cosa fanno? Convertono questi soldi in piastre turche. E sapete perché? Perché la piastra turca aveva due benefici. Primo, di essere poco rintracciabile. Secondo, era la moneta che circolava più comunemente al mar Mediterraneo. Quindi, allora, smettiamola con le baggianate. L'occupazione del meridione è stata un'operazione politicamente scorretta, un'occupazione manu militari, voluta dalle logge massoniche, dalle potenze, in primis del continente europeo, Francia ed Inghilterra, che andavano allora per la maggiore, tutte le altre potenze avevano più o meno qualche problemino per opporsi. Pensiamo alla Russia, pensiamo alla Prussia che ancora stava in via di formazione. Pensiamo all'impero austro-ungarico che cominciava un po' a barcollare sotto i pesi delle spinte autonomiste. Ecco, quindi cominciamo a mettere il quadro, a delineare il quadro così com'è. Io nel 2011, proprio l'anno in cui ho dato alle stampe la prima edizione di questo libro, partecipando ad una conferenza stampa di inaugurazione di una mostra a Gaeta, dove c'era anche Giuliano Amato, io penso che conoscete tutti quanti, è stato più volte presidente del Consiglio, era in quel caso presidente del comitato di celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ad una conferenza stampa, poi con i giornalisti, io gli ho rivolto la precisa domanda, cioè: presidente, ma mi spieghi, ma secondo lei l'Unità d'Italia è stata fatta in maniera giusta? Allora lui mi ha guardato e mi ha detto: senta, io penso che l'Unità d'Italia andava fatta, però è stata fatta in maniera sbagliata. È questo il problema, che l'Unità d'Italia prima o poi andava fatta. Io penso che era nelle logiche, forse se non moriva Ferdinando II così presto si sarebbe fatta 10 anni dopo, non lo so, ma però con i secoli va, no, la storia non va avanti, insomma. Però è stata fatta in maniera sbagliata, e il tributo che ha pagato il Sud e che continua a pagare, perché se ancora oggi la questione meridionale è drammaticamente aperta, signori miei, guardate che da 10 anni a questa parte ha aperto un inciso, è ricominciata l'immigrazione da sud a nord, un 1,5 milioni di persone si sono trasferite a Roma, a Milano, a Torino, a Bruxelles e quant'altro. Attenzione, perché i famosi corsi e ricorsi storici a Battista Rico stanno
vostro conterraneo, concittadino quasi, diciamo così, si stanno per verificare di nuovo. Questo significa che ancora oggi, dopo 150 anni e passa, la nostra nazione ancora non è unita. E sapete perché non è unita? Perché nasce con un vizio di origine, c'è un vizio di fondo, perché quando una nazione viene fatta sulla menzogna e sulla violenza, ecco i risultati. Ma vi chiedete perché mai ad Aosta la vita media è di 84,5 e a Caltanissette di 79,5? Ma vi siete mai chiesti il perché? Ma solo per l'aria? Perché è più salubre? No, perché non siamo una nazione intera, non siamo una nazione unita, perché a Aosta le strutture ospedaliere funzionano, perché le liste di attesa sono ridotte, perché i medici sono più competenti e magari sono anche quelli che vengono dal sud, che si sono trasferiti al nord perché qui non trovano lavoro. 5 anni da Aosta a Caltanissetta, noi chi dovremmo citare Verdardi, avvocato, per questo? Allora, quindi, signori miei, guardate che parlare di storia e soprattutto parlare del brigantaggio post-unitario non è solo una moda, e magari perché oggi vanno scritte vive i briganti o Montimiletto fa le notti dei briganti. È un problema che continua ad interessarci, è un problema di drammatica attualità, perché se nel 1860 un'intera popolazione prende le armi, i forconi o quant'altro e si ribella ad un invasore che considerava tale, che aveva bisogno dell'interprete per farsi capire, perché loro non capivano neanche la parlatura delle nostre zone, e ci sarà un motivo. Se questo brigantaggio tra recrudescenze ed assorbimenti dura per 10 lunghi anni, e ci sarà un motivo. Ma vogliamo continuare a dire che erano tutti delinquenti, rubagalline e ladri di polli? Continuiamo a dire, però non facciamo un'operazione storica, come dire, inappuntabile. Quindi, cominciamo a mettere le cose nella loro giusta proporzione. Fu l'invasione patrimoniale, il popolo si ribellò, uno Stato legittimo è stato depotenziato, annientato, e allora cominciamo a ragionare su queste cose. Poi vogliamo parlare di chi erano i briganti, poi vogliamo parlare che anche nel brigantaggio c'è anche quel fenomeno che sfocia la delinquenza comune. Siamo d'accordo, soprattutto negli ultimi anni, quando il fenomeno da politico fino al 1863 o giù di lì, poi si comincia un po' col